Buonasera a tutti. Dunque, inauguriamo uno spazio nuovo, uno spazio che era nato come idea fine anno scolastico scorso, cioè quella di avere un luogo dove parlare di problematiche emergenti, di questioni di didattica che sorgono così spontaneamente all'interno delle nostre giornate di lavoro. Lo inauguriamo con la presentazione di un libro, una presentazione che farà Carmela, nostra collega insegnante di spagnolo qui a Don Milani. Il libro è Elogio dell'educazione lenta di Joan Zumenac Francis, che è un insegnante catalano. Allora, pedagogia dell'educazione lenta, l'idea era nata appunto l'anno scorso parlando di lentezza. Discutevamo fra noi sul nostro curriculum molto denso, molto ricco, quasi troppo, sulla modalità di fare scuola che ha perso un po' le dimensioni della realtà dei ragazzi, ed è stata un po' intrappolata dalle dimensioni esterne della vita di tutti i giorni. Ci sembrava che tornare alla lentezza potesse essere un modo nuovo per rinnovare la nostra didattica. Carmela si è chiesta allora come fare a parlare di lentezza, ma parlarne in senso educativo e in senso pedagogico, non soltanto come modo, come desiderio del momento. È andata a sfogliare bibliografie, rete, eccetera, e ha trovato questo libro che ha letto a inizio di quest'anno scolastico. Poi ha avuto contatti con l'insegnante che l'ha scritto, con questo professore spagnolo, ed è un contatto che continua tuttora. Importante è proprio questo aspetto della pedagogia, perché la pedagogia sembra in questi ultimi mesi tornata di moda, per fortuna, tornata al centro dell'attenzione con le nuove indicazioni nazionali, sembra essere spinta di nuovo come elemento determinante della formazione dei nostri alunni, mentre sembrava che in questi ultimi anni soprattutto, altri elementi avessero un po' la precedenza. E allora noi vorremmo che questo spazio, questo che apriamo stasera, fosse spesso un centro, un momento in cui si discute di pedagogia. Parliamo di pedagogia della lentezza stasera, richiamando anche una frase di Rousseau, quindi torniamo indietro anche in questo senso di parecchio tempo, di parecchi anni. Ma una frase che vorremmo lasciare un po' come testimonianza, una frase su cui Carmela inviterà a discutere, perché lo spazio di oggi è spazio di presentazione del libro, ma spazio anche di discussione alla fine della giornata. E la frase che ricordiamo è questa: l'educazione è un mestiere in cui bisogna saper perdere tempo per guadagnarne. Vediamo se ha un senso oppure no. La parola per me. Allora, come è facile intuire già dal titolo del testo, Elogio dell'educazione lenta, il libro si inserisce all'interno di un movimento molto più ampio, che è il movimento della lentezza, il movimento slow. Tra l'altro nato proprio in Italia nella seconda metà degli anni 80. Quindi si pone all'interno di quei movimenti che si propongono come un'alternativa alla società attuale, ovvero come alternativa a un sistema, quale quello di oggi, in cui invece viene continuamente incoraggiata la velocità, la rapidità in tutti gli ambiti, anche in quello scolastico educativo. A un certo punto l'autore dice sì, bisogna correre, però nessuno ci ha mai detto mai verso quale direzione, soprattutto perché bisogna correre. E fra l'altro accelerazione e velocità molto spesso non sono sinonimi di progresso, questo soprattutto per quanto riguarda la scuola, e vi sono degli ambiti, quale quello appunto dell'educazione, in cui invece a causa della velocità vengono spesso causati dei danni irreversibili. Perché questo testo e non altri, come dice Verghita? All'inizio dell'anno, molti di noi appunto sono della Don Milani, le classi prime della nostra scuola hanno deciso di lavorare adottando una parola chiave che è lentezza. Lentezza che in parte è stata adottata anche da alcuni docenti di seconda e terza media, del secondo e del terzo anno. Però personalmente non mi era chiaro che cosa volesse dire lentezza, per cui abbiamo iniziato un po' a documentarci, leggere dei libri, dei documenti, vedere in rete se c'erano esperienze in altre scuole, e fra i vari testi appunto che ho letto, questo mi sembrava quello più interessante, innanzitutto perché dà tanti spunti di riflessione che possono essere applicati in ogni scuola,
di ogni ordine e grado. E poi perché appunto anche se è un testo scritto da un insegnante catalano, quindi un insegnante che lavora in un territorio che ha delle riforme, delle leggi scolastiche completamente diverse dalle nostre, ben si adatta a quella che è anche la nostra realtà, non solo come Don Milani, ma proprio realtà appunto scolastica generale. L'autore del testo è appunto Joan Zumenac Francisc, che è un insegnante, da pochissimi anni dirige anche una scuola pubblica a Barcellona in cui cerca un po' di applicare quelli che sono i principi del testo, ed è anche membro di un movimento che si occupa del rinnovamento pedagogico della Catalogna, perché appunto è convinto che se davvero vogliamo cambiare la scuola dobbiamo rimettere al centro di tutto quello che è la pedagogia. Joan Zumenac parte da due considerazioni nel testo. La prima riguarda le riforme scolastiche. Sostiene infatti che le principali riforme scolastiche che sono state emanate nella maggior parte dei paesi europei a partire dalla seconda metà del Novecento hanno delle costanti, degli elementi in comune. Prima di tutto una forte accelerazione dei tempi di realizzazione di ogni evento che deve essere attuato a scuola, e poi un sovraccarico di lavoro non solo per gli alunni ma anche per gli insegnanti. Quindi vede le riforme scolastiche come una pressione esterna alla quale deve sottostare ogni scuola. Altra considerazione è il concetto di educazione. Se negli anni 60, anni 70, afferma l'autore, si è lottato per l'educazione / istruzione, l'educazione è stata una conquista sociale e quindi veniva vista come un'opportunità data a tutti di accedere appunto all'istruzione indipendentemente dalla classe sociale alla quale apparteneva. Col passare degli anni e quindi anche con i cambiamenti della società, con una società che è diventata sempre più competitiva, è cambiato anche il concetto di educazione, che da simbolo di equità si è trasformato in un valore di scambio, un valore, lui dice, materialista, disumanizzato. E proprio questo cambiamento del valore di educazione ha fatto sì che oggi noi abbiamo una scuola in cui vi è una forbice sempre più larga fra un gruppo di alunni, molto striminzito, in cui appunto questi ragazzi riescono a raggiungere il successo scolastico e quindi riescono a raggiungere tutti quegli obiettivi che vengono prefissati dalla scuola, e un gruppo purtroppo sempre più ampio di ragazzi che invece non riescono, non perché non ne hanno le capacità, ma non riescono perché magari hanno dei ritmi di apprendimento diversi, degli stili di apprendimento diversi, delle intelligenze diverse. Per cui afferma, la scuola non funziona oggi così come non funzionava 5-10 anni fa. E che fare? Ogni volta che i vari governi o le varie istituzioni si rendono conto che la scuola non funziona, emanano nuove leggi e nuove riforme, in cui invece di semplificare i contenuti, invece di semplificare le programmazioni, non fanno altro che complicarle ulteriormente, ostacolando ancora di più la scuola. In che modo? Viene sottolineata la necessità di aggiungere nuovi contenuti, ma attenzione, afferma l'autore, più non vuol dire meglio. La necessità di aumentare l'orario scolastico, e laddove non è possibile viene inserito l'orario extrascolastico, come avviene fra l'altro in Italia per quanto riguarda le regioni del sud. Così come viene sottolineata la necessità di un'organizzazione sempre più tecnicizzata, quindi la frammentazione dell'orario, quindi l'invenzione dei moduli a scuola, senza tener conto di quelli che sono i bisogni degli alunni, senza tener conto di quelle degli approcci interdisciplinari del sapere. In poche parole, gli alunni si ritrovano a star seduti in classe 4, 5 o 6 ore di seguito, e davanti a loro scorrono queste materie apparentemente separate l'una dall'altra, scorrono questi docenti che hanno delle esigenze diverse, che applicano metodologie diverse, e si entra in un circolo vizioso. Più ci si rende conto che la scuola non funziona, più nuove riforme, nuove leggi non fanno altro appunto che complicare ulteriormente la situazione. Attenzione appunto, afferma l'autore, perché più prima e più rapidamente non sono sinonimi di meglio, anzi soprattutto in ambito scolastico più prima e più rapidamente non tengono conto di molti fattori, non tengono conto né dell'inclusione di tutti gli alunni, siamo nella scuola dell'obbligo, per cui ogni alunno ha il diritto di essere incluso e ogni insegnante ha il dovere di includere gli alunni, non tiene conto di quelli che sono i loro ritmi di apprendimento né dei ritmi di insegnamento. Ogni attività ha bisogno di un tempo per essere svolta e per essere appresa appieno. Insomma, ci troviamo, termina l'autore, in una scuola sempre più uguale ma sempre meno equa. E qui sono immagini che i docenti della Don Milani conoscono fin troppo. Quindi che fare, sostiene l'autore, quale potrebbe essere l'alternativa?
Lui in alternativa la propone e parte da una frase che sentiamo dire ogni giorno nella scuola e che almeno ognuno di noi dice una volta fuori settimana. La frase è: non abbiamo tempo. E quindi non abbiamo tempo per rivedere il curriculum, non abbiamo tempo per rifare un'attività, per elaborare un progetto, non abbiamo tempo per personalizzare un percorso, figuriamoci per individualizzarlo. Non c'è tempo, però, afferma Joan Zumenak, tempo ed educazione sono strettamente correlati, sono uniti in maniera indissolubile ed è assurdo pensare a una riflessione dell'educazione se non riconsideriamo il tempo. Beh, la sua proposta è banale o forse coraggiosa, semplice o forse difficile. Lui propone semplicemente di decelerare e priorizzare. Ora, decelerare non vuol dire né fare un passo indietro, perché afferma l'autore, è stupido voler ritornare al passato, così come è assurdo essere nostalgici, perché noi siamo qui ora con i nostri alunni, con gli strumenti che abbiamo oggi e che non avevamo ieri. Ne vuol dire continuare a chiedere aiuto all'esterno, perché appunto, come ha sostenuto, come sostiene, gli aiuti esterni in realtà non servono, anzi complicano le cose. Decelerare per Joan Zumenak vuol dire semplicemente fermarsi o rallentare e riflettere. Riflettere sugli spazi che abbiamo, riflettere sugli alunni che abbiamo, sui tempi che ci vengono dati, riflettere su quello che è per noi l'educazione, facendo leva sulla quantità e non sulla qualità, sulla qualità e non sulla quantità, e su tutti quei valori come la lentezza, la pazienza, la riflessione appunto, che la società non apprezza perché invece ci viene ogni giorno chiesto di essere veloci, rapidi, scattanti, eccetera. La frase centrale che lui poi riporta nel libro è di un antropologo che a lungo si è dedicato allo studio di quelle popolazioni dove l'uomo a controllare il tempo e non il tempo a controllare l'uomo, come avviene invece oggi. Mentre alla fine in verde c'è una frase con la quale lui chiude questa parte appunto del libro, in cui dice: forse è giunta l'ora per noi insegnanti di prenderci del tempo senza la paura di perdere del tempo, altrimenti il tempo lo perderemo davvero. Dopodiché presenta, quelle che sono le caratteristiche principali di tutti i movimenti lenti in ogni ambito e sulla base di questi principi elabora 15 tesi da applicare in ambito scolastico. Il primo principio è che per ogni cosa bisogna trovare il tempo adeguato. Quando noi appunto elaboriamo, rivediamo un curriculum o progettiamo un'attività, siamo noi che decidiamo qual è il tempo necessario affinché questa attività venga appresa da tutti. Abbiamo bisogno di quello che Claxton Guy, che è un esperto di pedagogia cognitivista, chiama tempo deliberativo. Vi sono delle attività per le quali a priori noi neanche sappiamo quello che è il tempo necessario e dobbiamo avere il coraggio di dirlo. Noi non sappiamo di quanto tempo ha bisogno un alunno affinché faccia propria un'attività o un contenuto. Ad esempio quest'anno nelle classi terze il Cineforum verrà attivato in questo senso. Noi sappiamo che il Cineforum nelle classi terze inizia il mercoledì mattina alle 10, ma non sappiamo a che ora finisce. Ovviamente per far ciò ci vuole il consenso poi di tutto il consiglio di classe. Sulla base di questo principio elabora quindi una serie di tesi. La capostipite di tutte è che l'educazione è un'attività lenta. Allora, afferma Joan Zumenak, noi dobbiamo dare agli studenti il tempo necessario affinché gli apprendimenti si consolidino. È vero, le informazioni possono essere memorizzate e possono essere memorizzate anche in tempi molto brevi, però affinché queste informazioni diventino conoscenza e diventino conoscenza applicabile alla realtà, e di qui i compiti significativi di Jonathan, eccetera, beh, c'è bisogno di tempo. Se noi insegniamo contenuti e questi contenuti vengono poi dimenticati in un giorno, in una settimana, in un mese, ma anche in un anno, allora abbiamo perso del tempo. Di conseguenza, altra tesi, le attività educative devono definire il tempo e non viceversa. Ecco perché le scuole devono essere autonome e quindi non devono sottostare a indicazioni esterne, leggi o riforme esterne che ci dicono che alla fine del primo anno l'alunno deve sapere, alla fine del secondo anno l'alunno deve sapere, eccetera.
Una tesi che a me piace particolarmente è che il tempo educativo è globale ed interrelazionato. L'educazione non è frammentata, di conseguenza i tempi a scuola non possono essere frammentati. Secondo l'autore bisogna elaborare dei curricoli in cui dei percorsi in cui viene superata la divisione fra tempo formale e non formale, dei curricoli integrati. Esempio, in questa scuola di Barcellona la mensa entra nella didattica, la mensa fa parte proprio del curricolo della scuola. Noi ci siamo sempre detti che a mensa si cresce, che la mensa è un ambiente altamente educativo, che a mensa crescono gli alunni, crescono le relazioni fra gli alunni, vengono educati a tante cose, cresce anche la relazione fra alunno e adulto, però in realtà appunto anche a causa degli spazi siamo costretti a dare ai ragazzi 20 minuti, mezz'ora durante i quali devono mangiare e poi scappare per cedere il posto alla classe successiva. Beh, a Barcellona invece la mensa dura più di un'ora per ogni classe. Vengono utilizzati prevalentemente prodotti a chilometro zero, entrano a mensa tutti i frutti e le verdure che vengono prodotti dagli stessi ragazzi nell'orto, per cui insomma la mensa fa parte dell'orario accademico dell'insegnante ma fa parte del curriculum della scuola. Ognuno ha bisogno del proprio tempo di apprendimento. Altra tesi, lo sappiamo, ci viene detto ma ce lo diciamo di continuo, cerchiamo di tenerlo presente quando dobbiamo elaborare un'attività, però purtroppo non abbiamo mai il tempo per dedicarci a tutti come vorremmo. Anche perché è impossibile, afferma l'autore, portare avanti in una classe contemporaneamente 3 o 4 o 5 percorsi diversi. La soluzione qual è, secondo l'autore? Elaborare dei curricoli, dei percorsi che possono essere adattabili alle classi, che possono essere trasformati a seconda di chi si ha di fronte, delle programmazioni che lui sostiene, delle programmazioni che siano sostenibili, che quindi vadano bene quest'anno per i ragazzi che abbiamo, ma anche il prossimo anno per i ragazzi che avremo. Proprio perché ognuno ha bisogno del proprio tempo di apprendimento, e qui sottoscrivo, lui consiglia di prendere i libri di testo e di bruciarli. Perché? Perché i libri di testo propongono attività e contenuti uguali per tutti e quindi non tengono conto delle diversità. Ogni apprendimento deve attuarsi al momento giusto. È inutile correre, saltare le tappe, anticipare i contenuti. È inutile, non ha senso e non porta a nulla. E qui cita l'esempio della Finlandia, dove per anni in matematica, ma per 3 o 4 o 5 anni di seguito, vengono studiate esclusivamente le quattro operazioni semplici, mentre i compagni italiani o spagnoli già studiano potenze, equazioni o altro, e poi dopo 4 o 5 anni in cui hanno appreso queste quattro operazioni in tutte le salse, studiate in tutte le materie, vengono affrontate le operazioni più complesse in maniera molto rapida, superano i compagni degli altri stati europei. L'educazione richiede tempo senza tempo, anche questa secondo me è una tesi molto interessante, ovvero per far sì che le informazioni si consolidino e che si fissino c'è bisogno di tempo, ma c'è bisogno anche di tempo e di spazi morti, ovvero di tempi e di spazi in cui l'alunno si organizza e si disorganizza a seconda di quelle che sono le loro necessità. Quel tempo deliberativo che prima veniva applicato quindi alla didattica e all'insegnante, in questa tesi viene applicato all'alunno. Sfruttare il tempo a scuola, afferma Jean Domenac, non vuol dire riempirlo di contenuti, riempirlo di attività, non vuol dire occuparlo interamente, ma vuol dire anche prevedere dei momenti non strutturati in cui gli alunni sono liberi di fare quello che vogliono. Possono giocare, possono relazionarsi, possono isolarsi, possono astrarsi. Sempre nella sua scuola la ricreazione è fondamentale, non sono i 15 minuti in cui l'alunno va in bagno, mangia la merenda e poi aspetta l'altro insegnante, no. Anche qui la ricreazione dura tantissimo, un'ora, anche due ore. Sono momenti ovviamente che vengono fatti ogni due o tre giorni e viene svolta in maniera completamente diversa da quella che si ha nella nostra scuola. Praticamente c'è Joan Zumena che invece di sovrastimolare gli alunni con continue attività, cerchiamo di far trascorrere loro la ricreazione in ambienti stimolanti,
Esempio, per un'ora, un'ora e mezza, ogni due o tre giorni, gli alunni vanno in biblioteca. Non hanno un compito in biblioteca. Sono lasciati liberi di fare quello che vogliono. Prima o poi qualcuno aprirà un libro. Quel libro però che viene letto non verrà poi affrontato in classe con l'insegnante, quindi non viene studiato, analizzato, riassunto, affrontato. No, si legge per il piacere di leggere. Viene studiata un'unità di apprendimento in scienze? Bene, la ricreazione viene svolta in un ambiente in cui vi sono dei giochi educativi o degli strumenti attraverso i quali gli alunni, se vogliono, possono fissare quello che hanno appreso durante l'unità didattica di scienze. Anche qui, secondo appunto l'autore, prima o poi qualcuno prenderà quegli strumenti e smetterà di giocare. Altro principio dei movimenti lenti è che bisogna insistere sulla qualità e non sulla quantità. In educazione meno significa più. È inutile sovraccaricare gli alunni di contenuti e di attività, non ha senso. Citando sempre la Finlandia ha meno contenuti, meno ore di lezione, meno giorni di lezione di tanti paesi europei, eppure i risultati sono migliori. Fra l'altro, afferma Jean Zumena, che siamo davvero sicuri che chi ci dice, che chi elabora quelle riforme secondo le quali bisogna aumentare i contenuti, bisogna aumentare le ore di lezione, bisogna puntare alla tecnologia o far sì che la tecnologia sia l'unico strumento all'interno di una scuola, oppure che bisogna somministrare delle prove comuni, scuole diverse all'interno delle quali vi sono alunni diversi. Siamo sicuri che queste persone abbiano finalità unicamente educative e non magari anche politico-economiche? Inoltre, siamo sicuri, come spesso si dice, che oggi i ragazzi sanno meno di ieri? Dice, anche ai tempi di Platone ci si lamentava del fatto che i ragazzi sapessero poco rispetto alle generazioni precedenti. Forse più che concentrarci sul quanto sanno, dobbiamo concentrarci su cosa sanno e cosa devono sapere, su quelli che sono gli strumenti attraverso i quali loro devono applicare le conoscenze o attraverso i quali devono trasformare le informazioni in conoscenze. E qui batte molto sulla didattica per competenze che abbiamo già affrontato insomma in questa scuola. E poi forse mi ricordava molto quella frase di Montaigne che spesso utilizziamo, che forse effettivamente vale più una testa ben fatta che una testa ben piena. L'educazione inoltre è un processo qualitativo, non è un processo quantitativo, non è un accumulo di informazioni più o meno strutturate che vengono incollate a caso. Anche perché, afferma l'autore, memorizzare non vuol dire apprendere, apprendere non vuol dire sapere, sapere non vuol dire conoscere. Bisogna tener conto non solo del prodotto finale, bisogna tener conto, quando appunto siamo in classe, del percorso di ogni alunno. Attenti anche alla valutazione, afferma, la valutazione non deve essere una valutazione quantitativa, deve essere una valutazione qualitativa. Una valutazione quindi che tenga conto proprio del processo attraverso il quale l'alunno ha fatto proprie alcune informazioni. Infine, altra tesi, per riuscire a sfruttare meglio il tempo è necessario priorizzare e definire le finalità dell'educazione. Fino a quando, afferma Jean Zumena, a scuola si dirà non abbiamo tempo, qualcosa non funziona. Il tempo è uno, dobbiamo farcelo bastare. Il tempo è quello della scuola, non dobbiamo e non possiamo portarci il lavoro a casa. E quindi forse è uno di quei punti sui quali davvero la scuola oggi deve riflettere. I movimenti lenti dicono che bisogna restituire tempo alle persone. L'autore dice decolonizziamo il tempo degli alunni. Bisogna restituire il tempo all'infanzia, e qui cita Rousseau, quando dice che l'infanzia ha un suo modo di vedere, di pensare, di sentire, per cui sarebbe davvero sciocco sostituire il loro modo di vedere, pensare e sentire con il nostro. I bambini sono bambini, gli adolescenti sono adolescenti e non dobbiamo trasformarli in adulti, anche se poi abbiamo seguito un corso in cui ci veniva detto tutt'altro, però è comunque secondo me un punto di vista interessante. Proprio per questo, proprio per dar loro gli strumenti però per diventare appunto adulti, per crescere bene, dobbiamo responsabilizzarli, e qui ritorna la necessità appunto di avere degli spazi in cui gli alunni devono autogestirsi e autoregolarsi. Ultimo principio, bisogna agire nel presente basandosi sul passato e pensando al futuro. Allora, afferma Jean Zumenac, quando noi elaboriamo un progetto, è vero che siamo qui oggi con i nostri alunni, però non dobbiamo mai dimenticare quello che all'interno di ogni realtà scolastica è stato fatto.
se noi ogni 2 o 3 anni costruiamo e distruggiamo i vari progetti, perderemo del tempo. Se noi costruiamo un progetto e questo progetto va bene quest'anno, ma non può essere adattato l'anno successivo in una nuova classe, perderemo del tempo. Ecco perché i progetti di una scuola devono essere dei progetti sostenibili. Il tempo degli educatori deve essere definito. Qui, leggendo, rivedevo molto la Dominani, gli insegnanti non sono più quei lavoratori che arrivano a scuola, entrano in classe, chiudono la porta e sono soli con gli alunni. Gli insegnanti fanno parte di un gruppo, devono lavorare in team, devono programmare insieme, devono condividere i saperi e le conoscenze, devono avere degli obiettivi comuni. Quindi è importante appunto che gli educatori abbiano il tempo necessario per progettare con gli altri educatori. Ed è giusto che questo tempo che loro trascorrono a scuola per lavorare faccia parte delle loro 18 ore lavorative, che venga riconosciuto come lavoro. È importante che non si porti il lavoro a casa, perché a casa c'è una vita privata che deve essere difesa e tutelata. Se una persona porta del lavoro a casa è perché vuole farlo e non devono essere invece recriminate o rimproverate quelle persone che scelgono di fare altro. È importante tenere presente che sia all'interno di una comunità, quindi è importante che all'interno di ogni comunità vi sia un organo direttivo, che ovviamente non deve decidere ma deve coordinare, le decisioni devono essere sempre prese dall'intero collegio. È importante, afferma l'autore, che vi sia una partecipazione attiva delle famiglie. Nella sua scuola le famiglie hanno un comitato che decide tanto quanto gli insegnanti sulla didattica, ed è importante che alcune decisioni vengano prese insieme anche agli alunni, per cui ci vuole una partecipazione attiva di tutti i protagonisti della scuola. E poi dice, così come è necessario per gli alunni avere dei tempi e degli spazi morti, anche per gli insegnanti è importante avere tempi e spazi morti a scuola, per cui magari dare loro uno spazio in cui possono tranquillamente bere un caffè o conversare di altro, oppure avere il tempo, afferma l'autore, di sognare una scuola diversa, perché soltanto sognando una scuola diversa che una scuola diversa è possibile. Le ultime due tesi sono un po' aperte, più aperte. Dice, siamo fortunati come lavoratori perché noi abbiamo davanti quelle persone che saranno poi che sono il futuro, no? Che saranno la società di domani. Per cui se davvero vogliamo cambiare le cose, beh, è giunto il momento di lavorare con questi ragazzi. Se ne vogliamo lavorare nell'ottica della lentezza, è giusto inserire oggi a scuola quella che è la lentezza in tutti i campi della scuola, in tutti i settori della scuola. Alla fine ci sono 2 ultimi capitoli, che io ho fotocopiato ma secondo me sono poche, in cui invece l'autore propone prima un decalogo molto breve per un'educazione lenta e poi invece propone 25 proposte per decelerare il tempo a scuola, anche qui proposte molto pratiche. L'autore, appunto, come diceva Enrica, sa di questa presentazione oggi e saluta, all'inizio avevamo anche deciso di fare un collegamento via Skype che poi non è stato possibile. Chiede insomma che arrivino a lui le riflessioni che vengono fuori oggi, eventuali domande, dubbi anche, perché eventualmente ci saranno, credo, anche molti dubbi.